ragazzi e bentornati su Pokémon Gold Randomizer Nuzlocke e benvenuti in questo 21esimo episodio. Nella parte precedente avevamo messo piede qui accanto, cioè però non siamo ancora accanto, siamo in un intermezzo tra il confine tra Johto e Kanto. Da Johto ci siamo usciti sicuri, quindi tranquilli. Nella parte di oggi cercheremo di completare al 100% la via vittoria di appunto Johto e Kanto, a parte che è molto molto facile, quindi non preoccupatevi. E niente, prima di incominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per questo nuovo episodio se vi piace, se vi piacerà, e ovviamente di commentare qui sotto con l'hashtag DDG per rispondere alla domanda del giorno come fate sempre. Quindi ragazzi commentate tutti perché commentare è importante. Allora, ci bloccherà questa gente. Solo gli allenatori che si sono fatti valere possono passare. Oh, le 8 medaglie di Johto. Prego, accomodati. Bene. Ok, quindi abbiamo il libero accesso alla Via Vittoria. Siamo dentro ufficialmente, che bello. Allora, la Via Vittoria dovete sapere che è una di quelle vie molto impervie, brutte, difficili. Però dovete anche sapere che quella di Pokémon Gold e SoulSilver è facilissima e non si trova nemmeno mezzo allenatore. Il sogno di tutti. No, vabbè. Comunque, qui troviamo un Gelomai. Cioè, a tutto c'è un perché, perché almeno più o meno dopo troveremo il rivale che ci batterà. Quindi non sarà poi così tanto un episodio senza lotte, ecco. Allora, c'è anche una Vitalerba, inutilissima, proprio quanto una forchetta nel brodo. E poi, dovrei anche fare la cattura di questa, di questo posto, ecco, della Via Vittoria. Quindi, direi di provarci, perché, vabbè, mi è finito l'effetto del repellente. Proviamoci, vediamo chi salta fuori. E salta fuori Bermi, Pokémon di tipo coleottero, anche di quarta generazione. Veramente non ne ho la più pallida idea. Non so come possa essere. Proviamo a catturarlo. È buona così. Ok. Bolla raggio. Ok, vai. Ok, è entrato Bermi. È stata molto molto veloce come sfida. E basta. Ok, Bermi è stato inserito nel Pokédex e adesso verrà spedito automaticamente nel box, perché io ragazzi non sono ritornato in un centro Pokémon nella parte precedente e quindi mi è rimasto in team Cloyster insieme a Mac. Però Mac mi servirà per forza. Cioè, per forza la MN, capito, no? Ok. Bene, dopo tutto questo, sì, ritorneremo nel box e andremo a dare un'occhiatina anche a questo Bermi. Ma oltretutto, vi siete chiesti come caspita farò, a far evolvere il mio team in una botta sola? Perché ho 4 Pokémon disponibili, no? Sapete com'è? Una benda scelta intanto. E quindi vi chiedo di restare, diciamo, fino alla fine del video, perché dovete darmi dei consigli molto importanti dopo essere arrivati al box. Quindi dovremmo prendere delle scelte insieme e voi dovrete scrivere qui sotto con dei commenti, quindi ci mancherebbe altro. Ok, qui mi sa di strumenti, infatti la Premier Ball. Però te le piazzano sotto il naso proprio. Sono quelle rocce lì talmente sospette che proprio ti aspetteresti qualunque strumento. Infatti. Ok, finisce un'altra volta l'effetto del repellente, ma noi proviamo ad attivarlo di nuovo. La cosa che mi rompe di più le scatole è che non c'è ancora il "vuoi attivare un altro repellente?" Perché l'hanno messo da bianco e nero 2, maledetti. Maledetti. Ok, qua dobbiamo scendere obbligatoriamente perché sì. Quindi saliamo, scendiamo, facciamo tante cose belle. Ah, ok, questo qui me lo ricordo. È un masso che va posizionato esattamente al centro della scala. Esattamente qui. Poi noi passiamo di qua, scendiamo, saliamo. E prendiamo questo strumento che è una... un velo polvere. Ok. Bene, non mi ricordo cosa faceva il velo polvere, però vabbè. Comunque, qui ci sta un'altra scalinata, quindi saliamo un'altra volta e arriviamo in un altro piano. Di qua, con molta calma, piano. Ok. E di qua c'è uno strumento che recuperiamo subito ed è una grande perla. Ok. Le grandi perle mi servono perché alla fine io le vendo, quindi ci ricavo dei soldi che mi servono.
particolarmente sì. E niente, di qua se non sbaglio c'è uno strumento. Madonna quanto sono pro. Ok, un'altra grande perla. Bene, bene, bene. Sento, sento i soldi che arrivano, capite, no? Ok. Finisce di nuovo l'effetto del repellente. Porca miseriaccia. Oddio. Repellente proprio, va così. Finisce come se niente fosse. Allora ragazzi, io devo fare una cosuccia, anche perché stiamo quasi arrivando verso la fine della via vittoria. Se non altro, se siamo già arrivati alla fine praticamente, però vabbè. Ok, qui c'è un altro strumento, lo prendiamo subito ed è un radifossile. Stiamo trovando dei fossili ovunque, ragazzi, veramente, oh. Cioè, veramente. Ok, va bene, allora, da questa parte preparatevi tutti perché arriverà lui. Lui, guardalo con quanta fierezza, aspetta. E quindi prima della Lega Pokémon ci terrà, diciamo, a fare una lotta contro di noi. Quindi noi cosa facciamo? Rifiutiamo? No, perché non possiamo. Quindi sti gran cazzi lo battiamo lo stesso. Sei Pokémon al completo, vai Marcus. Vediamo un po', il primo è Rhydon. Ok, noi abbiamo il nostro Aragorn. Ok, facciamo subito un gelopugno che tanto è super effective. Un altro. Ehi là, geloscheggia. Ok, Juraidon è stata molto molto veloce. Adesso, adesso, non lo so, il prossimo Pokémon sarà Machoke. Machokeoke. Bene, quindi mettiamo in campo il nostro Hunter, perché comunque lo sapete, no? Ha delle mosse di tipo volanti, volante. Quindi diciamo che calza a pennello un bel volo. Proprio così, improvviso. Vai. Ok, Stridio fallisce l'attacco perché chiaramente sono in alto. E volo! E sbam! Cadiamo in picchiata verso questo Machoke. A questo punto, no, dai! Cioè, c'è lui tipo messo lì dietro e mi dice: eh? Volevi? E invece no. Ok, eruzione. Sarà rimasto con un 10 PS circa. Vabbè, peccato. Ok, facciamo una spennata che tanto a priority, quindi bye bye. Ok, Hunter al 37. Il prossimo Pokémon, chi sarà? Non lo so. Proviamo a vedere. Fion. Fion. Ok, restiamo in campo con Hunter ancora perché con lui ho foglie lama, quindi vai. Scippo. Cosa fai? Guardalo. Ok. Foglie lama, super efficace. E toglie un pochetto, dai. Continua a piovere. Ma poco fa non c'era il sole. Ok, di nuovo foglie lama. No, a pigro! Non è possibile, che palle. Levitroccia. Foglie lama. Pigro ancora una volta. Dio. Facciamo spennata. Ma è impossibile, oh. Allora, scendiamo. Patti chiari, amicizia lunga, Fion. Ancora. Ma lo ucciderò prima o poi? Sta continuando ad usare pigro ed è fastidiosissimo, ragazzi, quando ti spammano la stessa mossa. Cioè, sto facendo la stessa cosa anch'io, però. Oh, brutto colpo. Che cavolo. Ok. Cioè, ti fanno girare ancora di più le palle quando ti spammano sempre la stessa mossa curandosi. Ecco. Allora, il prossimo Pokémon non ho nemmeno letto, oddio. Vabbè, mettiamo Aragorn nel dubbio. Bene. Aia, le levitorocce. Gorebis! Ragazzi, Gorebis non lo vedo. È raro da vedere pure nelle randomizer, cioè vi rendete conto? È rarissimo da vedere ovunque Gorebis. Grande Gorebis, è un bel Pokémon Gorebis. Eh? Ok. Ha usato scuro tuffo. Tutto questo non è bello. Ok. Mi toglio un pochetto. Ha delle mosse micidiali a quanto pare. Già partendo da questo scuro tuffo. Facciamo un fragor tempo. No, spora no però. Oh. E che caspita. Oscuro tuffo. Si è svegliato. Fallisce giustamente. Dai, ma come fai a spammarmi sempre due mo... No, vabbè. Cioè, no. No. Non è possibile. Allora, un attimo. Perché così non andiamo veramente d'accordo. No, completamente. Completamente. Ok. Ci proviamo. Svegliati, ok, grande. Sì.
Sì, ok. Un'altra volta. Basta. Devo ricaricarmi. Adesso però faccio un... provo a fare un gelo pugno. Ok, benissimo. Perfetto, abbiamo mandato capo Gorebis. Il prossimo ed ultimo Pokémon, non lo so, è Dustox. Cambiamo Pokémon. Vediamo un pochino Phoenix che mosse aveva, non mi ricordo. No, vabbè. Restiamo. Usiamo gelo pugno che tanto è super efficace, quindi mi conviene. Cioè, no, aspetta. No, vero, non è efficace. Che stupido. Vabbè, vabbè, vabbè. Pugno scarica che tanto priority e bye bye. Ok, rimane l'ultimo. Sandslash. Proviamo a mettere Phoenix, vai. Ok, Phoenix va bene. Penso di sì. Ciao Sandslash. A questo punto direi di andare con Palma Force. Lo paralizziamo. Che botta di culo. Ok, è paralizzato e non può agire. Madonna, madonna. Ok. Ronzio. Bene. Bene, bene, paralizzato, non agisce, quindi tutto a favore mio. Schiaffiamogli uno scuro tuffo e... bye bye! Madonna, quanto siamo forti! Ma quanto, quanto, quanto non sento? Ok, bene, 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 ragazzi. Allora, abbiamo vinto ancora una volta contro Marcus. Puntini, 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 puntini. Non ho rinunciato a diventare il più grande allenatore. Devo solo... scoprire perché non riesco a vincere. Vedrai come sarò forte allora. Quando lo scoprirò ti sfiderò di nuovo. E ti darò una lezione che non dimenticherai mai. Nel frattempo dunque, allenati senza risparmiarti. Ok. Bene, adesso che se n'è andato il nostro caro rivale Marcus, noi possiamo procedere verso l'altopiano blu. Siamo ufficialmente arrivati. Sembrava così tanto lontana. E invece no. Basta fare il momento filosofico. Siamo alla Lega e sti cazzi. Ok, curiamo la squadra. E adesso, prima di chiudere questo episodio di oggi, andiamo a fare delle cose importanti. E quindi aprite bene le orecchie, perché mi serve il vostro commento qui sotto. Quindi commentate obbligatoriamente tutti quanti, perché stasera non va avanti senza di voi. Vi rendete conto? Ok, apriamo il fantasmagorico box. E... sposta Pokémon. Allora, guardatemi. Perfetto, anzi no, guardate lo schermo principale. I Pokémon sono Slowpoke, Rayorn, Sudowoodo, Geodude, Voltorb, Forretress, questo Bermi che andiamo a vedere subito, Corphish, Koffing e Weedle. Non ho altri Pokémon. Quindi... vediamo un attimo le info di questo Pokémon. Supplica, furia, bolla raggio, assorafica. Fa cagare. Rallentatore, anche i nemici più lenti attaccano per primi. Beh. Cioè potrebbe non servirmi. Non mi serve, fanculo, fa schifo. Ok. Questi qua invece sono i morti. Quindi morti fino adesso. Abbiamo fatto 5 death. Spero non ce ne siano alla Lega Pokémon. Ora, sotto nei commenti mi serve il vostro aiuto, perché devo sapere da voi quali sono i vostri preferiti tra questi Pokémon. Io principalmente non saprei chi mettere, anche perché ho delle indecisioni, non so valutare bene. Datemi un consiglio voi e la chiudiamo lì, così magari c'è chi a chi piace un determinato Pokémon. Siete più di uno, siete 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi vince la massa, prendo quei Pokémon, perché a me piacciono. Personalmente terrei in team un Rayorn, che ho sentito molte volte sotto nei commenti, un Forretress che potrebbe starci, un Corphish per Crabdaunt che non sarebbe affatto niente affatto male, e poi boh, credo nient'altro. Quindi scrivetemi qui sotto un commento, nel dubbio io sistemerò la squadra, anche perché mi mancano due c'è anche Cloyster, scusatemi, ecco, quindi nel caso vorreste scriverlo, ecco. Devo depositare anche lui, che tanto non mi servirà, perché Mac alla fine è diventato lo schiavo MN. Niente ragazzi, io devo prendere gli ultimi due Pokémon nel team, anche perché devo entrare all'interno della Lega Pokémon. Voi scrivetemi qui sotto il commento e io diciamo che sceglierò. Allora, perché sto comprando delle Ultra Ball, mio Dio? Allora, devo prendere delle Iper Pozioni, devo fare una mini spesa qui all'interno della Lega Pokémon, quindi...
mi serviranno queste cose decisamente. Vabbè, il resto diciamo che lo comprerò in off camera, farò anche un mini allenamento perché servirà tantissimo, magari mi cimenterò in qualche lotta all'interno della Via Vittoria perché ci sono Pokémon un pochino più livellati. E niente ragazzi, io vi do appuntamento con la prossima parte di Pokémon Air Gold Randomizer Nuzlocke. Alzate i pollicini in su se questo episodio vi è piaciuto e commentate qui sotto con l'hashtag DDG per rispondere alla domanda del giorno. Confido in voi sul consigliarmi dei Pokémon, quindi scrivetemi un commento. Bene, noi ci vediamo con la prossima parte di Pokémon Air Gold. Ciao a tutti!